perché oggi ci siamo viste e stiamo anche filmando 3 video insieme, quindi ne troverete uno sul canale di Adriana e uno anche sul canale di Ma Maria. Dici il motivo per cui ci siamo viste? Il motivo sì, cosa ci faccio qua? Ho portato la sorella! Guardate, la nuova palestra. Questo video dopo il lancio, ma in realtà le ho viste prima del lancio. Per bellissima Vane. È la nuova palestra di Vanessa Zeletti Cosmetics. Tra l'altro sul canale di Adriana vedrete come tutta. Abbiamo realizzato il trucco occhi con questa palette, che è bellissima. Bella, bella. È bella anche la dimensione portatile. Sì, non è troppo ingombrante. Infatti volevo una compatta per essere portata. Ovviamente il link della palette lo trovate nell'info box. Brava. Prima di iniziare, un bel mi piace e iscrivetevi al canale di Vane. Vediamo le vostre domande. Sì e no. Sorprendici. Ti sorprendo? Sì, vai. Siamo soli nell'universo? No! Allora direi che è così. Così. Dai, è possibile. Possibile. Siamo proprio gli unici. Assolutamente. No. Avete visto che hanno trovato 7 pianeti nuovi, di cui 3 uguali alla Terra? No. L'avevo sentito. Tipo, sì. Ma in questi giorni. Tu ci andresti a vivere? Sì o no? Sì o no? Non lo so, io proprio pianeta, con un altro pianeta non lo so. Cioè, magari tu, no, adesso come adesso no. No. Però faccio già fatica a cambiare insomma città, stato, adesso Adriana vive a Milano, già ci sembra troppo. Esatto. Pensa se un giorno ci dice quando su Marte. Venite a trovarmi su Marte. Ho cambiato pianeta, ragazzi. Mi sposo su Marte. Però affascinante. Potrei sposarsi su un altro pianeta. È molto affascinante. Bello. Bello. Se prima o poi nel futuro andranno su un altro pianeta. Poi magari troveranno questo video. E diranno loro, ci avevamo visto giusto. Esatto. Là, nel 3050. Vabbè. Comunque. Mi faccio ibernare comunque. Sì. Vabbè, non sarebbe una brutta. Io avrei un po' paura. Così mi sta per dire nel 3050 cosa succede. Hai mai avuto un'esperienza paranormale? Two hours later. Il mio è uno SNI, ragazzi. Esatto. Che non è un vero e proprio sì. Perché come fai a dire che è paranormale? Esatto. Hai capito? Quindi, cioè, io ti dico, io sì, nel senso che qualcosa che non potresti spiegare con la ragione è SNI, perché poi con che criterio la spieghi, insomma. Esatto, esatto. Idem. Magari fai sogni premonitori o non so, esperienza un po' così, sì, però può essere anche una spiegazione razionale. Certo. Quindi proprio aver visto un fantasma. Ecco, esatto. Quindi pensa se lo trovi lì che ti stira i vestiti, che dici, là, che bello. Finalmente ho risolto un problema. Però io penso fortemente che ci siano anche cose che vanno oltre questo. Assolutamente. Sì, e lo sperimento in tante cose. Quindi. Ma mi fa paura il paranormale? Allora, tendenzialmente io sono un po' fifona di carattere, cioè certe cose mi spaventano un po'. Però in realtà sono anche curiosa. Sì. Quindi è un po' quel mix di cose che un po' mi... Un po' mi farebbe paura. Non ho mai fatto una seduta tipo spiritica, no, però se io. Cioè, farebbe un po' paura. Un'ottica più poetica, cioè pensa che bello se la persona... Se c'è un collegamento. Capito, a cui tu hai voluto tanto bene, certo. Che adesso non c'è più, magari in un qualche modo ti vede, ti sta vicino. Sì, cioè, sì, mi piacerebbe, però un po' mi inquieta, perché è come se capisci che c'è un'altra dimensione. Sono tutte cose un po' trascendenti. Speriamo che ci sia, bisogno di da qualche parte. Esatto, diversi, le vite, future, passate, insomma c'è tutto un mondo che... È vero. È interessante. Aiuto, però mi inquieto solo a parlare. No, che la prossima Fateci sapere se vi inquietate o se invece vi piacciono queste cose. Cambiamo argomento. Sì, Adriana, ci scrivi. La Coca-Cola, c'è la cucina. Cuba libere. Consigliate di iniziare su YouTube? Io vorrei tanto, ma ho tanta timidezza dei compaesani. Allora, prima di rispondere, guarda il video che abbiamo fatto. Esatto, esatto. Che sia unanime la risposta. Sì! Certo. Sempre, se hai una passione, rincorri. Assolutamente. Devi fregartene di quello che penseranno gli altri. Tanto la gente vuole parlare male. Esatto, chi vuole parlare. Ma poi, secondo me, chi cerca di fermarti, di screditarti, è perché in parte sa di non avere il coraggio di fare quello che tu stai facendo. Di perseguire magari un sogno, quindi magari tendono a dire impossibile che andrà bene, impossibile. Perché il pensiero che in effetti magari loro non l'hanno percepito, loro è troppo forte. Quindi... Però anche questa è una cosa importante, perché le persone che ti circondano, che ti stoppano e tendono a schiacciarti, sono persone che forse
potresti valutare diversamente. Invece le persone che ti appoggiano, ti supportano, certo, qualsiasi cosa tu scelga di essere, di fare o di credere, sono persone che invece puoi reputare amiche. Servono anche le persone che ti dicono che non puoi perché ti danno magari più grinta per dimostrare però che non le reputerai amiche. Esatto, no, buttati, perché non basta avere un'idea, bisogna anche farla, perché è troppo facile dire mi piacerebbe, bisogna agire. Puoi anche provare a vedere che non è esatto, se posso darti un consiglio, prova qualcosa che ti appassiona proprio, qualcosa di cui tu sai e che puoi trasmettere qualcosa. Quella è la carta vincente che ti farà essere interessante agli occhi delle altre persone. Vorresti avere dei figli? 3, 2, 1... Sì, io più di uno, mi piacerebbe. Anch'io ho un istinto materno da quando sono bambina, mi piacciono tantissimo i bambini. Però bambina ancora di più, proprio quando eravamo in spiaggia, io andavo sotto gli ombrelloni a fare la babysitter ai bambini. Poi ho lavorato all'asilo, mi piacciono tanto. Anche a me. E avrei voluto, forse adesso già sono in ritardo, però tanti figli, tipo anche 4. Ora, no, non è tardi. Si va avanti poi con l'età e più magari... Vabbè, oddio, però ne abbiamo 50. No, nel senso che prima mi sembrava più facile, talmente sembra una cosa impegnativa, in effetti non penso sia proprio leggero avere 4 figli. Quindi la risposta dei figli quanti vediamo, però sì, mi piacerebbe. Quanti non lo so neanche io, però almeno un paio sicuramente. Che sì, ma non adesso, per quello che penso sia sì che no. Adesso no, in un futuro sì. Quanti? Cominciamo con uno, poi vediamo. Mi immagino, non lo so, tra 10 anni sicuramente sì, mi immagino comunque con un figlio. In un futuro mi immagino nonna, per dire, quindi sì. Nell'immaginario ce l'hai, però non sono io momento. Non mi sono mai immaginata nonna prima di questo momento. Quindi nel video me la invece tipo io sì, sarà che ho avuto 4 nonni meravigliosi. E l'idea un giorno di poter fare quello che fanno loro è bellissimo. Davvero? Spero di sì. Ma in effetti è vero, poi i nonni sono importantissimi come figura. Io li ho avuti lontani, quelli di mia mamma, quindi li vedevo poco. Mia nonna non l'ho mai conosciuta, quindi in realtà li ho goduti poco. Hai mai sbagliato a prendere un treno / aereo? Lo sapevo, mi ha chiamato disperata. Sì, ho chiamato. Ma dove sei andata? Allora, sono andata a Torino invece che a Brescia. Ma fino a Torino? Allora, ero in centrale a Milano. A Milano. E il binario per Torino e il binario per Brescia sono vicinissimi. Ok. No? E quindi io sono salita. Ma sono quelli confinanti. Sì, all'arrivo o durante? Infatti, questo è il problema. Che non me ne sono accorta subito. Io me ne sono accorta tipo a 20 km da Torino. Perché guardo fuori al finestrino e dico: ma non mi sembra un parcheggio diverso. Quindi pure tolta. Perché sai che me ne sono accorta subito. Era tardissimo, era tipo l'ultimo treno. Infatti ho chiamato e l'ha presa male. Poi io ho, nel senso, mi sembrerà una fobia stupida, ma io ho la fobia dei treni. Da sola, poi comunque c'è una ragazza da sola di notte, comunque d'inverno quando fa buio, però mi sembra che io mi ero collegata, guarda che c'è un altro treno, lei era riuscita insomma a parlare, non mi comunque è arrivata a stare. E se mi ha fatto compagnia al telefono, mi ha detto, e là mi sta venendo un attacco di panico, era brutto, se conti di essere a casa dici, ma dove sono? È bruttissimo, quell'attimo in cui non sai dove sei. Poi se ci pensi a mente lucida dici, vabbè, mal che vada, mi fermavo in albergo a Torino. Però lì per lì era un attimo. Hai mai pensato di mollare tutto e chiudere il tuo canale YouTube? Social in generale, comunque. Alle volte ho dei momenti down, molto down, ho parlato anche nelle mie stories, e lì per lì tipo mi viene a dire, chiudo il canale, basta! Sì, quello anch'io però. Però sono momenti che magari... Sono momenti sovraccarichi in cui dici, senti ma... È normale in tutte le cose. Però momenti di crisi che magari durano un'ora. No, però quando siete razionali. No, razionalmente no. Razionalmente no. Mai, nei momenti, cioè, oppure a me succede magari a volte dove arriva sempre quella di turno a dire cosa c'è? Tante cose è normale avere dei momenti di dubbio, però se restano dei momenti di dubbio, no, ma perché è un lavoro così bello, c'è una passione che è diventata un lavoro, è veramente... ci ha dato l'occasione di fare delle cose veramente bellissime. Pazzesco. Poi io dico sempre che la fortuna aiuta gli audaci, cioè se abbiamo quello che abbiamo è perché ce lo siamo comunque meritato e costruito, però siamo anche fortunati. Sì, assolutamente. Io penso di fare il lavoro più bello del mondo, ve lo dico. Non fare a caso che a volte magari ce lo dimentichiamo. Non c'entra niente, però è presente quando entri in casa che hai la cucina sotto sopra, la sala.
che ti verrebbe voglia di chiudere la porta e cambio casa. Cioè, è ovvio che non cambieresti casa, però lì per lei quei 5 minuti. Poi noi donne siamo un po'. Io sono super lunatica. Ma anche segno sei, non mi ricordo. Sagittario, ascendente, pesci. Tu Vane? Io sono gemelli, non sono sicura del mio ascendente. Perché ho cercato online e mi è uscito vergine. Ma io non ho niente a che fare con le vergini, che sono molto precise, molto puntuali. Cioè, non che non sia precisa, però no, sono più. Non mi ci vedo molto. Io sono Toro ascendente vergine. Forse l'ascendente vergine sta venendo fuori. Esatto, adesso. Sono turissimo io. Turissima. Proprio turissimo. Sì, non me ne intendo tanto di sì. Ma comunque le riconosci le donne Toro? Sì. Le riconosci sì. A me capita, esatto. A me capita di riconoscere. Sono fermalose. Disponibili? Ah, sì, bellissimo. Ti potresti contare su di loro, nel senso, sì, determinate. Però... molto anche terra, terra. Cioè, nel senso, piantate con i piedi per terra. Sì. Cioè, sono molto realistiche. Esatto. Cioè, se sognano, tipo Diego, che è pesci, lui vive nel mondo fatato. Sì. E dice anche che la coppia Toro-Pesci va bene, sì, perché il Toro è molto realista. Sì. Cioè, sa quello che c'è da fare. Però al tempo stesso è comunque una persona su cui puoi fare affidamento. Sì. Che se ce l'hai dalla tua parte... ti dà fiducia. Sì. Io sinceramente nell'astrologia non ci ho mai creduto. Però poi a un certo punto, non lo so, mi ha affascinato, sì, perché leggevo delle cose che è vero che poi più o meno dicono sempre le stesse cose, però... No, non è vero. Cioè, alcuni credo nell'oroscopo, tipo, oggi conoscerai, sì, esatto, l'amore della tua vita. Però il fatto che nel momento in cui tu sei nato ha avuto un'influenza, sì, il fatto che tu sei stato concepito in un mese, nato in quel mese, poi che dico, cioè, io il Sagittario li azzecco sempre. Cioè, sempre mi capita, magari sono una scena... le caratteristiche del Sagittario. Capita, sono a una cena così e dico, sicuramente tu sei Sagittario, soprattutto le donne, le riconosco perché sono il mio segno. Conosco i Toro. Vedi. E soprattutto le vergini precisissime. Per quello che dico, non posso essere ascendente vergine, non sono precisa. Magari, che ne sai? No, secondo me, guarda, che tu hai gemelli, che è questo... che sei un po' così tra le nuvole, un po' distante, un po' così, però poi hai la Vergine che ti ha portato dove sei arrivata. Ma gemelli è uscito a letto. Fammi sapere come sono, allora, a letto. La donna del segno gemelli è per tradizione mobile e leggera. È vero. È leggera, vanitosa e seduttiva. Molto. Ma al di là degli stereotipi, puoi dire che tende ad essere molto sveglia, disinvolta, intelligente, curiosa, mentalmente androgina e scettica, ironica e vivace. Cosa odia la donna gemelli? Non deludere mai un gemelli. Odiano profondamente le bugie, prendono molto sul serio le delusioni, specialmente nei rapporti sociali. Siate sempre onesti, altrimenti rischiate una rottura. Questo è vero, le persone disoneste e bugiarde proprio... Vediamo come sono le donne Sagittario. È una donna dinamica, piena di interessi, positiva e ottimista. Non sta mai ferma in ogni campo della vita e come riempie la sua riempie quella degli altri. Non piace la falsità. Se si accorge che gli state mentendo, diventerà abbastanza ostico. Ma scusa, è come i gemelli allora? Sì, ma i gemelli sono simili per certi versi. Le persone del segno sono proattive, amano muoversi e concludere. Non tollerano l'eventualità di rimanersene con le mani in mano. Beh, tu sei molto, molto attiva. Sì, non mi piace perdere tempo. È vero. Però vedi che io sono molto timida, quindi ci deve essere l'ascendente. Dici che la Vergine? Secondo me la Vergine ti smorza questo gemelli. Vabbè, loro esatto, che hanno fatto il primo passo, no? È un segno doppio. Sì, sì, è per quello che probabilmente c'è. È ambivalente perché è comunicativa e socievole, dice, affabile e cortese, ha straordinarie capacità di adattamento, di mobilità e di flessibilità. Per altre 10 ore, quindi è meglio che chiudiamo e riapprofondiremo in un prossimo video. Fateci sapere se volete vedere altri video insieme. Yes. Sono contenta di filmarli e vi mandiamo un grossissimo bacio. Ciao! Ciao! Ciao.